Chi sei tu? Rispondere è facile, è verificabile. Tu sei un'essenza spirituale. E quando lo capisci, allora cominci a ragionare, a scegliere, a comportarti coscientemente. L'ho spiegato bene in questo libro, che si intitola Capire meglio il senso della vita. Voglio leggerti un passaggio che riguarda proprio l'argomento chi sei tu e come puoi verificarlo facilmente e in modo sicuro. A pagina 15 di questo libro leggo: Tu sei un'essenza spirituale. Questa è la risposta più onesta e completa che mi sembra corretto darti. Come puoi sapere che sei un'essenza spirituale e non un corpo fisico? In questo modo. Osserva questo semplice fatto. Tu puoi pensare, immaginare, soffrire, esaltarti, anche senza fare l'esperienza con il tuo corpo, nel tuo pensiero e per mezzo della tua intuizione, arrivi a percepire dati e ad inventare dati senza sperimentare la materia. Succede anche quando sogni. E tutto quanto sperimenti a livello di corpo fisico diventa per te un pensiero. Cioè tu, tra virgolette, traduci l'esperienza fisica in un pensiero, perché tu, in quanto essenza spirituale, percepisci soltanto se il tuo pensiero è attivo. Quando non pensi a qualcosa, non la percepisci. Per te è vero. Ciò che è vero per te, vero nel pensiero. Se ti ferisci e non te ne accorgi, se sei malato e non te ne accorgi, continui a vivere come se quella precisa esperienza fisica non fosse mai stata fatta. E se pensi di essere malato, anche se non lo sei, il tuo corpo, tra virgolette, obbedisce al tuo pensiero e si ammala, come dimostra la medicina psicosomatica. Chi sei tu? Sei un'essenza spirituale. Quanto percepisci viene subito tradotto dall'essenza spirituale che tu sei, viene razionalizzato dalla mente in termini di parole. E allora che si tratti di una intuizione, un'idea, un'emozione, la percezione di una sensazione fisica, tutto questo esiste nella tua percezione soltanto perché traduci gli elementi in pensieri. Se non hai parole per tradurre gli elementi in pensieri, per te non esistono quegli elementi, non esiste la situazione. Succedono cose nel mondo che tu non conosci e quindi vivi tranquillo. Te l'ho detto, potresti essere malato, ma non sapendolo non ti preoccupi. Se lo scopri invece dici, oh, terribile! Magari è sbagliata la diagnosi, ma se il pensiero ti dice che così succederà, allora tu reagisci. Esistono cose nella materia. Per te esistono soltanto se le percepisci. Sei un'essenza spirituale.
Rifletti su questi concetti, perché il filtro dei pensieri che tu metti per definire la tua esistenza determina le tue scelte. E tutti gli esseri umani che hanno creato la civiltà hanno fatto la stessa cosa. E continuano a farla, cioè traducono le idee, i dati che percepiscono, le emozioni, i sogni, le intenzioni, i ricordi, traducono tutto questo per mezzo delle parole in pensieri. Ci scambiamo pensieri, costruiamo sui pensieri. Rifletti. Perché quando cogli questo primo punto di partenza, allora arrivi a capire meglio il senso della vita. Ti ho letto appena un passaggio di questo libro che è ricchissimo di intuizioni, spunti che ovviamente tu vai a tradurre in pensieri e grazie alle tue traduzioni in pensieri degli spunti di questo libro arrivi a gestire meglio la tua esperienza di essere umano in viaggio sulla Terra.